In occasione del seminario La ricerca del diritto siamo con Simone Aliprandi, avvocato e ideatore del progetto Iuris Wiki. Innanzitutto ti chiediamo che cos'è Iuris Wiki. Allora, la definizione che io fornisco normalmente di Iuris Wiki è piattaforma open per l'informazione giuridica. Cerchiamo di capire un attimo che cosa si intende, perché in effetti per i profani può essere un pochettino complesso. Allora, innanzitutto già nella parola stessa c'è, nel titolo stesso del progetto c'è Wiki, che vuole richiamare il modello Wiki, che è appunto quello che tutti conoscono per la grande enciclopedia libera Wikipedia, ma in realtà appunto è un fenomeno che esiste già da prima di Wikipedia. E che cosa si intende? Si intende un sito in cui chiunque può intervenire e aggiungere contenuti o addirittura modificare contenuti prodotti da altri precedentemente. E questo è un po' lo spirito della mia piattaforma, cioè una sorta di grande database in materia giuridica, quindi sentenze sostanzialmente, massime e commenti a queste sentenze, che vengono in parte caricati da noi gestori del sito, ma anche caricati dagli utenti, e poi con l'aggiunta di appunto commenti, massime e precisazioni fatti dalla community che dovrebbe in teoria formarsi attorno a questo progetto. Adesso il progetto è molto nuovo, però l'obiettivo è quello appunto che si crei una community di utenti attivi su questo sito, e quindi diventerebbe una piattaforma per l'informazione giuridica open e condivisa. Come ti è venuta l'idea? Quali sono le origini di Iuris Wiki? Allora, l'idea mi è venuta in questi pochi anni, insomma, gli ultimi anni dell'esplosione del web, cosiddetto web 2.0, no? Nella seconda metà degli anni 2000 ad oggi, quando insomma il web è entrato definitivamente nella vita di tutti noi e anche dei professionisti del diritto. Fino a quegli anni normalmente i giuristi si informavano, si approvvigionavano di sentenze attraverso database a pagamento, normalmente forniti su CD-ROM o su DVD, quindi proprietari. Poi pian piano sul web, il web si è popolato di sentenze, di commenti alle sentenze, di massime, e quindi adesso con un normalissimo motore di ricerca che può essere Google, Yahoo ad esempio, quindi motori di ricerca generici, è possibile trovare una marea di contenuti di carattere giuridico, anche articoli che commentano queste sentenze. In questi ultimi anni, poi dal 2010, in questi ultimi 4-5 anni, quindi dal 2010, quando la prima è stata Corte Costituzionale, poi anche Corte dei Conti, anche Consiglio di Stato e tutta la giustizia amministrativa, hanno iniziato a mettere sui loro siti web le sentenze, quindi a creare dei database di sentenze sui loro siti ufficiali, liberamente accessibili a tutti. Il problema è che appunto sono su siti separati che gestiscono l'informazione con criteri diversi, e il mio sito non fa altro che raccoglierli, cioè fare scraping si dice tecnicamente, e parsarli, fare parsing, cioè riorganizzarli, reinterpretare i contenuti secondo i criteri del mio database, quindi rendere questa informazione più facilmente reperibile, perché è contenuta in un unico grande repository e supportata da un motore di ricerca dedicato apposito appunto per la ricerca su sentenze. Questo motore di ricerca, diciamo che è prettamente indirizzato verso i giuristi, quindi per essere consultabile dai giuristi, oppure è un qualcosa di più esteso? Allora, in realtà appunto, come ho detto, essendo un normalissimo sito web che non ha richiesta di abbonamenti o di accessi particolari, è rivolto a tutto il popolo del web. Non è detto che siano i giuristi, io parlo dei giuristi perché tradizionalmente sono loro che fruiscono di sentenze, che sanno mettere le mani sulle sentenze, quindi forse per la parte di contribuzione attiva è ovvio che ci vorrà una competenza più da giurista, però potenzialmente tutti i professionisti del diritto innanzitutto, quindi in senso più lato anche i commercialisti, anche i consulenti del lavoro ad esempio, i ragionieri, ma eventualmente anche altre categorie professionali come potrebbero essere i giornalisti, che usano le sentenze più che altro per un'attività di cronaca, di critica, oppure in alcuni casi di satira anche, oppure anche i semplici cittadini che vogliono tenere monitorato l'evoluzione del diritto, o anche semplicemente la vita di alcuni personaggi famosi o politici che hanno avuto vicende giudiziarie. Quindi non ha vincoli, non ha particolari limiti, potenzialmente è un sito utilizzabile da chiunque, anche perché è molto user friendly, anche la grafica e anche l'impostazione del motore di ricerca sono molto easy, e quindi chiunque può iniziare a smanettarci, come si direbbe in questi in termini un po' gergali, e cominciare a far venire fuori un po' di contenuti interessanti. Quali sono i problemi che hai incontrato nella realizzazione del progetto Iuris Wiki, se ne hai incontrati? I problemi sono stati di due grandi categorie, problemi di natura giuridica e problemi di natura tecnologica. I problemi di natura tecnologica, che non sono nessuno di questi, nessuno di questi due tipi di problemi, posso dire che siano totalmente risolti, però
diciamo, quelli di carattere tecnologico li ho risolti demandando a dei professionisti del settore, degli informatici specializzati nell'organizzazione e nella realizzazione di grandi database e di siti web, e quindi pian piano siamo riusciti ad avere una soluzione che potesse essere ritenuta valida e operativa, che è quella che è già online adesso come beta, come versione sperimentale. Dal punto di vista giuridico, pur essendo io un giurista che si occupa di questi temi, cioè più che altro di copyright e di diritto alle nuove tecnologie, mi sono reso conto che un progetto come questo poneva una serie di interrogativi che sono rimasti ancora oggi irrisolti. L'aspetto copyright, forse anche per la mia maggiore dimestichezza sull'argomento, è stato abbastanza dipanato e ritengo di aver trovato una soluzione abbastanza soddisfacente. Tutto il movimento che poi ha portato all'open data, all'open by default, mi ha un po' aiutato in questi anni da quel punto di vista. È rimasto un po' scoperto il lato della gestione dei dati personali, della privacy. Perché? Perché in queste sentenze effettivamente non ci sono solo informazioni giuridiche per i giuristi, ma ci sono anche proprio i dati personali delle parti e di alcuni soggetti che sono coinvolti nell'attività giurisdizionale. E quindi, non essendoci ancora dei criteri chiari e condivisi su come vanno anonimizzati questi dati, purtroppo siamo dovuti andare online con un certo grado di incertezza. Incertezza che rimane ancora in questi giorni, in questa fase beta. Adesso abbiamo temporaneamente oscurato buona parte delle sentenze per evitare che si creassero problemi più gravi, però appunto anche oggetto del dibattito che c'è stato oggi in Bicocca, la privacy è stato proprio uno dei temi centrali e abbiamo capito che ci sono ancora molti aspetti da mettere in luce. Una volta poi messi in luce questi aspetti, questi problemi, come li abbiamo chiamati fino ad ora, quali saranno i prossimi sviluppi di JurisWiki? Beh, allora, io sono dell'idea che questo aspetto qua, appunto, soprattutto della privacy, sia preliminare a tutto il resto. Cioè, io ho dato disposizione di fermare ogni attività di sviluppo finché non sia chiara che si sia chiarita questa questione del come anonimizzare e quali sono i limiti con cui io posso gestire i dati presenti in queste sentenze. Anche perché io tengo a precisarlo, non faccio altro che ripubblicare sentenze che sono state pubblicate già dagli enti ufficiali, quindi io sono un semplice replicatore di contenuti, quindi non è mia iniziativa esporre i dati. È certo che comunque facendo questa attività io tratto in qualche modo questi dati, quindi bisogna capire quali siano le mie responsabilità rispetto a quelle invece delle fonti originarie. Ad ogni modo, dipanata questo aspetto delicato della privacy, l'idea è quella di allargare il più possibile il database, nel senso che adesso abbiamo nominato le tre corti, ma rimane fuori ancora la Corte dei Conti, di cui vorrei fare al più presto anche lì il parsing dei contenuti, e quindi con i documenti della Corte dei Conti andremo a quasi 1 milione di documenti presenti sul mio database, quindi sarebbe una cosa veramente veramente corposa. E poi l'obiettivo è quello di farlo conoscere, farlo utilizzare, e quindi fare un po' di attività di promozione e creare una base di community abbastanza solida, cioè un qualche centinaio di utenti che cominciano a frequentarla, cominciano a commentare le sentenze, cominciano a raffinare le massime e quindi ad arricchirla, non farlo diventare solamente, non lasciarla solamente come semplice database, replicatore di altri database, ma farlo diventare effettivamente un wiki. Chiudiamo velocemente dando i contatti di JurisWiki, perché sappiamo che c'è comunque anche un'attività social dietro. Sì, certo, perché attraverso i social si fa gran parte del passaparola della promozione sul web al giorno d'oggi. Comunque il sito è juriswiki.it, scritto con la lunga iniziale. Ovviamente c'è il gioco di parole Juris in latino, diritto, e Wiki che è Wiki, come abbiamo spiegato prima, e ci sono i canali social che sono Twitter, JurisWiki normalmente, e la pagina Facebook JurisWiki. Siamo appena arrivati anche su Google+, e nel sito web c'è anche una sezione news o blog, come volete chiamarla, in cui ci sono un po' di notizie. In realtà fate prima anche a cercare attraverso i motori di ricerca con le parole chiave JurisWiki, con qualche hashtag simile, e vedrete che troverete un sacco di articoli, fra cui anche i più importanti su piattaforme come Che Futuro, che hanno dato una certa visibilità all'iniziativa in queste ultime settimane. Nient'altro, poi c'è il mio blog, io sono Simone Aliprandi, sul mio blog spesso tratto questi temi parallelamente anche per altre mie attività, e quindi potete trovare tutte le informazioni che vi servono. Perfetto, grazie mille Simone Aliprandi. Grazie.